19, 20 e 21 ottobre ritorna il mercato internazionale ad Arezzo. È la 14ª edizione per i mercatini del mondo, appunto nelle vie di Arezzo. Partecipazione record quest'anno, oltre 270 banchi, 175 stranieri e oltre 95 di produzione locali, per un mercato, per un grande mercato senza confini che coinvolge tutto il centro storico. 3 km di gusto, 35 nazioni rappresentate, tutti i continenti presenti ad Arezzo. Arezzo diventa una grande capitale del gusto e dei sapori internazionali, con la presenza fortissima però delle nostre aziende del territorio e della provincia di Arezzo. Arezzo, questa formula di aver coniugato negli anni banchi internazionali alle nostre produzioni locali, è la formula vincente che ne fa di Arezzo il mercato più importante a livello italiano. Siamo molto contenti e siamo soprattutto contenti dell'apertura straordinaria dei negozi che ci sarà sabato 20 ottobre in collaborazione anche con Gold Italy, che sarà presente dal 20 al 22 di ottobre al centro affari di Arezzo. Nelle strade interessate al mercato internazionale in quei 3 giorni ci sarà appunto il mondo, la varietà, se provate a leggere tutti quelli che sono le provenienze e i prodotti dei loro territori sono veramente mondiali. Ci saranno tulipani, fiori, ceramiche, perle, matriosche, il caviale, ci sarà non solo il mangiare ma anche tanto artigianato. Abbiamo aggiunto un servizio continuo di pulizia per rendere i residenti e gli abitanti e comunque tutti più compatibili con la manifestazione e poi la cultura, proprio per essere sensibili anche alle altre sfaccettature. La collaborazione con la Coldiretti e quindi col mercato amico è sempre più presente. In piazza San Jacopo e piazza Risorgimento ci sarà lo spazio dei nostri imprenditori del territorio, che sono sempre di più, siamo arrivati a un centinaio, e quindi vi aspettiamo tutti numerosi al mercato internazionale. Noi li invitiamo ad entrare non soltanto nell'area archeologica esterna ma addirittura in quella parte di anfiteatro che si conserva al di sotto del nostro museo, che normalmente è chiusa al pubblico, ma già a partire da questo settembre stiamo periodicamente tentando di mostrare ai nostri concittadini e anche ai visitatori, perché è una parte veramente spettacolare, sembra di essere al Colosseo. Quindi vi invitiamo a partecipare. Domenica pomeriggio ci saranno delle visite guidate, appunto mirate. Sono 14 anni di cammino insieme, mettendo Arezzo al centro dell'attenzione del turista, del visitatore del nostro territorio. Questo è un appuntamento che dà un'emozione al turista che viene, fa il giro del mondo, del gusto, del commercio. Gianluca, questo è un marketing mix straordinario, commercio, turismo, cultura, prodotti del territorio. E mettere Arezzo al centro con una ricchezza di eventi, di iniziative, porta il turista a vivere questa grande emozione che la nostra città gli può dare, un'emozione fatta di cultura, di arte, di territorio, di commercio di eccellenza, di prodotti tipici straordinari. Quindi grazie davvero per questo cammino lungo 14 anni, ma ancora con tanti anni davanti di successi per Arezzo, con Arezzo al centro. Attirerà un grandissimo numero di persone e l'obiettivo centrale è far sì che queste persone possano avere un'informazione prima che arrivino di come parcheggiare Arezzo. Questo è il senso anche della partecipazione di ATAM. Una partecipazione, un arrivo ad Arezzo e un'informazione su dove si parcheggia più economicamente e più facilmente è l'obiettivo centrale. Difatti tutte le informazioni in questo senso verranno comunicate, proprio grazie alla collaborazione partnership con Confcommercio, direttamente nei social, in tutti i vettori che possono informare, perché una persona che viene per esempio fuori di Arezzo e non sa dove parcheggiare può saperlo direttamente se prepara il viaggio oppure se lo guarda su internet, perché queste informazioni gli vengono date direttamente. Che so, il mecenate 3 euro tutto il giorno è un'opportunità per chi viene e quindi è bene che la gente lo sappia prima di parcheggiare, in modo che va direttamente là. Questo dall'altro lato favorisce anche la possibilità di rendere il traffico più fluido. Se io so dove andare a parcheggiare non vado a cercare, quindi questo è un altro elemento che aiuta in quelle giornate particolarmente importanti anche di flusso di persone che si muovono con le macchine a rendere il traffico fluido e quindi un servizio migliore.
Per noi sarà un momento fondamentale anche per una campagna di raccolta firme. Stiamo lavorando per una raccolta firme per la dichiarazione di origine in etichetta, quindi è una raccolta che durerà un anno e che porteremo poi all'Unione Europea. Il nostro motto è quello: scegli e mangia l'originale, meglio se italiano.